Bentornati su Officina del Pilota. Bentornati su Officina del Pilota. Non riesce a far fittare le minigonne a regola d'arte, quindi che fa? In questa storia problema con risoluzione del problema. Mario è disperato perché le minigonne in carbonio della Seibon che ha acquistato da Luca non fittano. Ma te cos'è fitting? Non fittano, non fittare. Vai su Google, metti to fit. Traduzione adattarsi, adattare, le minigonne che si devono adattare alla GTA. Sì. Non vorrei togliere l'angolo a livello estetico, se riusciamo a spingerla un po'. Non fittano, ha perso completamente le speranze. Passano mesi e lui non sa come fare, non riesce a montarle. Ha provato al suo carrozziere, al suo meccanico, ma niente. Si affida a Officina del Pilota, Officina del Cubo, insomma. È la quarta volta che faccio questa cosa, per quello che ci ho affidato. E soprattutto gli dicono: ah, queste minigonne non le puoi montare qui. Quindi Luca chiama Seibon, dice: ragazzi, vi rimando indietro le minigonne perché non fittano. Seibon non risponde, si generano una serie di problemi che siamo riusciti a risolvere solo noi, cioè io e i ragazzi di Officina del Cubo, semplicemente mettendoci un po' di, come si dice, cazzimma nelle mani e un po' di manodopera. Tutto qua, fitta, non fittano, ti metti a lavorare e fai fitta a tutto. Buona visione. Prima grana, ragazzi, c'è una vite proprio sotto al braccetto, quindi conviene svitarla e poi ritirare sulla macchina. Ragazzi, non dovete dimenticare assolutamente due cose: di seguirmi su Officina del Pilota Instagram e di iscrivervi a questo canale. Figo questo, sì. Per raffreddare i dischi dei freni, molto bene. Malgrado siano della Seibon, quindi parliamo del top del top, noi non abbiamo mai avuto problemi con Seibon, abbiamo riscontrato due problemi. Il primo problema è che Seibon prevede il riutilizzo delle mollette originali per riagganciare la minigonna sui fori della vettura. Questa minigonna non arriva ad agganciarsi perché la molletta originale è molto piccola. Abbiamo risolto con 5 euro di mollette più lunghe. Secondo problema invece, che è quello che mi ha sconcertato di più e per cui da Seibon non ho avuto una grandissima assistenza, è che oltretutto, una volta risolto il problema delle mollette, diciamo che in questo punto o in quest'altro tocca sulla carrozzeria della vettura, e questo non è accettabile, anche perché queste costano 2.500 euro, non è un prodotto cinese. Adesso però Empower, Officina del Pilota e Officina Cubo fanno quello che Seibon non sa fare. Ho acquistato questa macchina nel 2012. E per effettuare le modifiche e farla portare a un ragazzo in carrozzina come me, senza l'utilizzo delle gambe, praticamente qui a Roma ci abbiamo la Guido Simplex. Niente, quando la portai la macchina era ancora da campionare e ho dovuto aspettare più di 20 giorni per poterla riavere. E poi avevo montato dei comandi normali, semplici, un acceleratore elettronico a cerchiello sul volante e un freno sotto il volante. Tu praticamente freni e acceleri con le mani? Sì, però al primo track day dove ho portato la macchina al Mugello, diciamo che alla staccata, alla fine del rettilineo, il freno ho dovuto abbandonare tutto quanto perché il freno urtava al cruscotto. Siamo dovuti ritornare a Roma e insieme a Guido Simplex abbiamo montato un freno a pavimento e quindi da lì poi si è risolto tutto il problema. A pavimento? A pavimento, che quello che avevo prima era attaccato sotto lo sterzo. Ok. E quindi praticamente quando si arrivava in fondo a fine corsa urtava la leva del freno, urtava al cruscotto. Invece ora quello a pavimento, che è una leva che parte da terra, sale, praticamente quando si frena c'è lo spazio tra lo sterzo e il cruscotto, quindi si infila lì dentro la leva e si va e va bene. E poi da lì le modifiche, mano a mano che andavo in pista cercavo di modificare l'auto per le mie esigenze, anche se quest'auto non, per come la guido, per il massimo che la posso guidare, per me è perfetta già. Ma noi siamo fissati, però io altre non lo so se
se è così, perché a me sta cosa qua non mi piace. Ti dico la verità, Ciccio. Comunque Mario, questa un po' si spinge, Ah. Questa la portiamo dentro un po' con le mollette. Sicuramente va meglio. Non mi sembra proprio accia. Diciamo, no, non è la perfezione come da casa madre, però siamo molto vicini. Però... Dai, poi pian piano nel montaggio la facciamo fittare, bene. Non ci siamo ancora, procediamo con lo smussamento. Yeah. Ce l'abbiamo fatta. Beh, diciamo che da come si vede, dopo 2 anni che avevo perso proprio le speranze di montare queste minigonne, dal mio carrozziere, da ovunque, beh, sono arrivato qui in questa officina e siamo riusciti a montare senza supporto tecnico Seibon, che se n'è totalmente infischiati di noi dopo aver speso più di 2000 euro di minigonne, e qui siamo riusciti a installarle. Guardate voi, da paura. Sono belle stabili, ragazzi, sono veramente stabilissime. E la prima abbiamo messa, ma la seconda ancora no. Prego, dai, partiamo con la seconda. Sono davvero contento per Mario, che è contento a sua volta. Le minigonne fittano da Dio. Se ti è piaciuto il video metti like, non dimenticare di commentare qui sotto. Seguimi anche su Instagram, Officina del Pilota. Tutti i giorni vedrai sviluppi, aggiornamenti del canale, quello che faccio, quello che non faccio. Molto divertente, devo dire. La mia pagina è molto divertente. E poi non dimenticare di iscriverti a Officina del Pilota qui su YouTube. Vedi questo qui? Iscriviti. Cioè, questo non è cliccabile, però a fine video, prima di chiudere il video, metti like e ti iscrivi al canale. Ciao!